Ciao a tutti ragazzi, qui da Switching Music, nuovo episodio della mia carriera su NBA 2K15. Come potete vedere oggi cominciamo così, ovvero che nella partita non registrata mi hanno offerto contratto per la State Farm, Chris e Cliff Paul. Andatevi a vedere quella pubblicità perché è veramente favolosa. E quindi questo è il banner, il cartellone enorme che ci hanno fatto in quel di Toronto. Alcuni sono fatti per fare assist, sì cazzo. Bene, con questo passiamo alla partita oggi contro i San Antonio Spurs. Eccoci ragazzi, palla 2, Toronto Raptors, San Antonio Spurs, all'Air Canada Center. Dopo la brutta sconfitta contro i Cleveland Cavs, anzi il massacro direi contro i Cleveland Cavs, dobbiamo subito rifarci. Abbiamo un record però comunque non malaccio, 6-4, siamo in attivo e siamo mi pare quarti nella Eastern Conference. Cominciamo con Amir in post basso contro Duncan, si gira, tiro e segna, canestrone di Amir Johnson, bene così, 2-0. Primo possesso offensivo dei San Antonio Spurs per questa sera, riceve Parker, prova a batterci, non ci riesce, va dentro, no, fuori per Ginobili, dentro per Duncan, ecco i Big Freak che cominciano a collaborare, giro e tiro anche di Duncan, che sbaglia, rimbalzone di Valanciunas. Si parte a tutta velocità, chiamiamo un bel schema per Terence Ross, che ero solo, vabbè. Non affrettiamo i tiri ragazzi, bisogna prendere buoni tiri, sto viaggiando con ottime percentuali dal campo quest'anno. Ross prende, spara, sbaglia, sempre 2-0. Esce forte Duncan, lo battiamo, aiutano e sbagliamo anche noi. Dopo i primi due punti bloccati i Toronto Raptors a due punti. Però perdono palla e siamo rimasti un giro indietro, ma questa volta siamo avanti. Andiamo a schiacciare con la Biname. Biname. Bimane. Quattro pari. Oddio, l'ha recuperata qui su Tony Parker. Due schiacciate in fila per Switching Music. Si scaldano subito gli animi. 6-4 Toronto Raptors. Ricevo, prendo, sparo da tre punti e la mando a bersaglio. Che inizio signori, che inizio per Switching Music. 7 punti in neanche metà primo quarto. Col triplone dalla punta ci lasciano troppo soli i San Antonio Spurs. Stiamo sul pick and roll, non perdiamo Ginobili qui, però Parker va dentro. Porca la puppa. La puppa. Dai, pick and roll con Valanciunas. Adesso semplice, semplice. Dentro per Amir, che subisce il fallo. Non riusciamo a fare il primo assist della serata, però va bene così. E Ross mette a referto sui primi due punti. Primo timeout per Coach Popovich. Un po' contrariato come potete vedere. Un po' solo e sbaglia per fortuna. Però Duncan, attenzione, la stoppata. Mezza rubata, mezza stoppata di Switching Music che apre per Ross. Palleggio, arresto, tiro, errore. Peccato qui affrettato, ero anche mezzo solo. Ci facciamo sentire su Duncan ragazzi. Switch Music onnipresente. Campo da pallacanestro. Ancora Parker per Leonard. MVP delle Finals. Palo di Kawhi Leonard. Parte Terrence Ross. Ci marca proprio Leonard. È il momento di un bel pick and roll con Amir Johnson. Sono rimasto solo. Rilascio perfetto. E altri due nel primo quarto. Siamo caldi signori. Ufficiale. Siamo caldi. 9 punti. Che sbaglia, Duncan ribalzo, recuperiamo palla dentro per Amir, che segna, madonna che primo quarto di Switching Music, rubata e assist consecutivamente, già due rubate nel primo quarto, madonna, quella, cambiati, sì coach, direi che finisce così il primo quarto praticamente. Eccoci infatti in campo a inizio secondo quarto, 8 minuti da giocare, ancora lì il punteggio 26-25. Non hanno preso parziali i miei compari, questo è già buono.
Questa volta va dentro Parker, viene stoppato a Terence Ross, un ottimo aiuto difensivo. DeRozan dentro con la moto, potrebbe darmela fuori. Tiro della cicogna, sbagliato. Che partita, signori, che partita tesissima dall'inizio. Ancora riceve Kawhi dentro per Duncan. Terzo fallo di Amir Johnson, attenzione. 33 pari dopo il 2 su 2 liberi di Timmy Duncan e Amir Johnson che incredibilmente rimane in campo per scelta del coach. Vabbè, è scelta un po' così, però potrebbe portare bene. Eccolo che riceve, tiro dalla media e ancora segna. Assist di Switch Music. Però c'è da dire che Amir Johnson sta facendo il partitone della vita. Sono già 12 punti. Come quelli di Tim Duncan, qualche rimbalzo in meno, ma tanta quantità quest'oggi, Amir Johnson. Eccoci ragazzi, 38-36 nel secondo quarto, qui possiamo andare dentro. Non volevo tirare, però vabbè, volevo fare la finta, ma va bene così. 2 punti, un po' rubacchiati questa volta. E 11° punto, come Tony Parker. Che sfida è quest'oggi, Switching Music Tony Parker e ancora Duncan Amir Johnson sotto canestro. Ancora Parker riceve. Leonard tutto solo, non vedo perché dovrebbe essere mio, sinceramente. Vabbè. Se fai segnare il tuo uomo, va bene. Se te disi ti. Oddio! L'ha rubata! No! Non l'avevo presa! Mannaggia sua! Parker va dentro e appoggia il 42 a 40. Però rimane un giro indietro, possiamo subito attaccare velocemente la difesa degli Spurs dentro per Amir Johnson che appoggia. E sono 14 punti di Amir Johnson. Quarto assist, Twitch Music ancora a secco di rimbalzi, ma chi se ne chiava? Patterson, giganteggia rimbalzo questa sera. Twitch Music va dentro! Con la mancina, la sua mano forte, 13° punto e più 3 Toronto. Che minchia stiamo facendo? Allora la do a Ross ignorante per la tripla e la mette. Più ignorante il tiro, più lo segna. 4-9, 4-5, Toronto Raptors, quinto assist per Switching Music. Bene così. No, dico molto bene così. Stiamo lì col fiato sul collo, fuori per Ginobili. Non tira, la darà dentro a Duncan. Adesso c'è Patterson a marcarlo. Vediamo se riesce a fare qualcosa. Sì, lo tiene molto bene. Prende anche il rimbalzo. Allora, partiamo in contropiede. Si ferma subito. Voglio subito un pick and roll con Patterson. Me lo porta di qua. Chi ce l'ha? Ross che ha appena segnato. Non vedo perché non dovrebbe segnare di nuovo. Infatti sbaglia. Te pareva. Ultimo possesso del primo tempo per i San Antonio Spurs. La danno a Parker che prova ad attaccarci, non ci riesce, ancora lì. Palleggia il suo tiro, sbaglia e finisce così il primo tempo. 4-9, 4-5, Toronto Raptors. Eccoci ragazzi, a inizio secondo tempo. Si parte con il San Antonio Spurs in attacco che forse daranno subito la palla sotto a Duncan. La rubata di DeRozan, bellissimo. Ci spaziamo per il tiro, non lo prendiamo perché ben marcati. Andiamo sotto a Patterson, ovviamente non c'è ancora Amir Johnson perché è troppo carico di falli. Patterson per fare una roba fuori dai suoi canoni. Ci porta un blocco, questo è già più nei suoi canoni. Ancora Ross, lasciato troppo solo, forse no. E sbaglia. Spinta a rimbalzo, c'è Leonard troppo solo, qui me lo sono perso io malamente. Tira lo schiaccione con la mancina. Si apre Patterson, cambia lato, anzi no, prende, spara! Da 3 punti! Non pensavo ce l'avesse Patrick Patterson, mi fa fare un altro assist, grazie di tutto. E voliamo sul più 3. Dopo il timeout chiamiamo subito uno schema per Switch Music, ce n'è bisogno di mettersi in moto questo primo tempo. Non viene molto bene, forse sì, anzi no, non lo so, un po' uno schifo, la diamo dentro a Valanciunas. Che si inventa 2 punti. Il centrone lituano. E adesso corre ai ripari Popovic col timeout. Se ci marca Duncan possiamo batterlo. Un crossover, lo lasciamo là. Prendiamo, spariamo. No, dimmi che era da 3. Era da 3. Madonna, splash. Switch Music, 16° punto. Madonna, che partita però. Parker riceve, ci batte un po' troppo facile, sbaglia per fortuna.
Possiamo partire a accettare Sross che tutto solo prende, spara! Triple su triple, piovono triple in quel di Toronto, 6-0-5-4. Parzialino dei Toronto Raptors che provano la fuga. Non perdiamo Pedi, stiamo lì, molto bene, dovrà tirare adesso e lo stoppiamo! Stoppone di Switch Music, fai del pick and roll, ci dice Doc Rivers, adesso li faremo. Però ci cambia. Sì cazzo, dai! Eccoci ragazzi, inizio quarto quarto, ci hanno tenuto fuori abbastanza, devo dire, però i nostri compagni di squadra hanno fatto un super lavoro. E dal più 9 in cui ci siamo lasciati siamo tornati in campo su più 13. Lauri poteva tirare, devo dire. Patterson si lavora Duncan e questo è già un insulto. Oh! E questo canestro è un doppio insulto. Attenzione, Patrick Patterson. Lesa maestà contro Duncan. Più 15 Toronto Raptors. Ci stiamo rifacendo, non vorrei chiamarla, ma ci stiamo rifacendo alla grande. Madonna, che backdoor. Mi ero anche pensato non prendere backdoor. Vabbè. Pick and roll allora con Valanciunas. Eccoci, pick and roll dentro per Valanciunas. Che bella palla, giro e tiro. Errore però di Valanciunas. Stiamo con Ginobili che non scappa in contropiede. Stavo dicendo, ci stiamo rifacendo alla grande dopo la bruttissima prestazione contro i Cleveland Cavaliers. Stiamo Splitter, falla in attacco. E allora si recupera palla. Ah, ci perdiamo Duncan. Madonna, Valanciunas stoppata, più recupero. Finalmente cominciano ad arrivare degli aiuti difensivi e qui allora, anche se mi battono, tutto torna perché gli aiuti sono fondamentali. E quindi recuperiamo un altro pallone. Ecco che esce DeRozan. Poteva tirare, oddio, non volevo tirare qui, volevo fare una finta, mi sporco malamente le percentuali. Qui ci sponiamo il contropiede di Leonard che va dentro, appoggia quella sinistra. Torniamo, no, siamo ancora in doppia cifra di vantaggio, quindi bene così. Altro pick and roll. E vabbè, però, oh, dai, quarto fallo anche di Patterson. E sbaglia, riprende, madonna, che rimbalzo in faccia a Kawhi Leonard. Andiamo a De Rosa che va dentro, palleggia il tiro, stoppato. Giochiamola ragazzi, giochiamola. Ed è uno schema per me, visto che c'è poco tempo. Ginobili non si può tenere su questi doppi blocchi. Infatti andiamo dentro e appoggiamo. E appoggiamo il più 12, più 11, scusate. Sono 18 punti e 8 assist nella nostra partita. Prende, spara, sbaglia, rimbalzone di Switch Music. E Ross, oh! Con le lunghe leve Leonard la tocca e terza palla persa della partita per Switch Music. Questa non ci voleva in questo momento così importante della partita. Quando si dice che i campioni non muoiono mai, ragazzi, è proprio quello che stanno facendo i San Antonio Spurs, che dal meno 15 sono tornati a meno 2 con l'inerzia dalla loro parte. Adesso Ross esce, era liberissimo, poteva tirare. Vediamo come esce da questa parte. Ecco che riceve più solo, ce la passa ancora. Dovremmo inventare adesso e non mi piace inventare. Prendiamo, spariamo da 3. Ottimo rilascio, tripla importantissima di Switch Music. Oddio, l'ha rubata su Duncan. Non ho visto di chi. DeRozan dentro con la moto. Decollo, il decollo di Terence Ross. Torniamo a più 7. Colpo di coda dei Toronto Raptors che piazzano un parzialino fulminante. Qui Duncan perso malamente dalla difesa. Ormai è ufficiale, Amir Jones è uscito per falli, perché sennò in questo momento sarebbe ovviamente in campo. Voglio uno schema per me perché mi sento di poter chiudere questa partita. Andiamo da Valanciunas che ci porta dei blocchi sicuramente migliori. Ecco DeRozan, la tripla di DeRozan che chiude il match praticamente. Però regala anche la doppia doppia Switch Music. Adesso Parker ha bisogno di due punti veloci, fuori per Leonard. Non tira, abbiamo già fatto mezzo lavoro. Ecco Ginobili, va dentro, bella difesa di Ross, ancora mezza persa di Ginobili, fuori per Parker, ancora Splitter, 3 secondi, deve inventare Tonino, Parker,
E sbaglia, e allora è andata questa partita ufficialmente. I Toronto Raptors vincono contro i San Antonio Spurs. E allora è veramente finita, ragazzi. 90-82. I Toronto Raptors vincono contro i San Antonio Spurs. Ci portiamo sul record di squadra di 7-4, quindi molto bene. Due vittorie in fila, vediamo di continuare questo bel filotto intervista. Basta che continuo a darmi una palla, fare le cose semplici, non forzarmi, mi pare più giusto, ragazzi, non gasiamoci troppo. Just keeping it simple and not forcing things. When we make the easy pass and not trying to do too much with the ball in our hands, that's when we're at our best and we can win games like this one. Mission accomplished tonight, congratulations. Kev, over to Sì, you. cazzo, grazie Doris. Allora, finisce qui, ragazzi. Come potete vedere, 23 punti, 10 assist, 2 rimbalzi, 4 recuperi, 2 stoppate, purtroppo 4 perse. 4 perse, sì, vabbè, oh, peccato, però per fare così tante statistiche bisogna anche perdere qualche palla, rischiare un po', e va bene così. Palazzetto dopo la Good partita. work out there, man. Yeah, man, taking care of business. Grazie, Ciccio. I hear that. Tutto qui? Che sta a guardare quello? Spero non sia tutto qui, ragazzi. Questo video post partita strabiliante, miracoloso. Bene, ragazzi, allora per questa volta è veramente tutto. Come potete vedere, record di squadra 7-4, affiatamento 81. Molto, molto bene. Adesso andremo un po' a potenziarci visto che abbiamo più di 2000 VC. Quindi, se come sempre vi dico, il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale per il resto della serie, per qualche video di Far Cry. Adesso vedrò se continuare il let's play o no, perché ho avuto dei problemi con i salvataggi del video, un po' di casino, quindi non lo so, vediamo. Comunque vabbè, iscrivetevi al canale, lasciate un commentino per un consiglio o qualche parere e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao belli!